Siamo con Gabriele Braccioni, il presidente della Cicloducale di Urbino, che anche quest'anno, con tutte le fatiche organizzative, siamo riusciti, Gabriele, a organizzare questa gran fondo bellissima. Il tempo ci ha aiutato. Ha detto bene, abbiamo organizzato, perché qua è una serie di persone che lavora tutto l'anno, ma in particolar modo le ultime settimane, quando c'è necessità di lavorare di fino e mettere tutto a perfezione. È veramente il ringraziamento mio personale va a tutti i volontari che si prodigano veramente con grande amore, non tanto per il ciclismo quanto per la propria città, perché almeno metà dei nostri volontari non sono neanche ciclisti, sono semplicemente cittadini di Urbino che amano la propria città, e per consentire questo evento di tutti gli anni di portarsi a compimento si impegnano e tolgono il tempo al lavoro, alle ferie e alla propria famiglia. Quindi questo è importante rimarcarlo, così come è importante ringraziare l'amministrazione e le forze di polizia, la polizia locale, i carabinieri, il commissariato, perché non molti lo sanno, ma oggi il commissariato e i carabinieri hanno avuto doppia pattuglia per garantire la sicurezza delle auto dei partecipanti, perché siccome spesso in queste manifestazioni succedono dei piccoli furti, d'accordo con il commissariato d'Urbino e il dottor Pineschi, che è il dirigente, abbiamo previsto anche questo particolare accorgimento. Per quanto riguarda la gara, è andato tutto come doveva andare. Abbiamo avuto anche l'apporto di un centinaio di cicloturisti non agonisti, che sono partiti dopo delle 8 senza l'assillo della classifica, solo per il gusto di pedalare e mangiare all'arrivo. Veramente è indescrivibile come tutti gli anni la Straducale riesca a coinvolgere un così elevato numero di persone. I ringraziamenti personali sono scontati, vanno a tutti quelli del consiglio direttivo. Fare i nomi sarebbe sbagliato, perché sono talmente tanti che non me li ricorderei. Chiudo ringraziando di cuore veramente tutti quelli che nella Straducale ci hanno creduto. Siamo con Mattia Fraternale, vincitore della Straducale Percorso Lungo 2018. Diciamo, finalmente Mattia ce l'ha fatta, a forza di provarci in tutti questi anni con queste fughe iniziali. Mattia, la sensazione, ti abbiamo visto emozionato all'arrivo. Sì, ero emozionato, perché ancora sono emozionato, è la gara di casa e 4 anni che la inseguo, e oggi mi sono detto che Urbagna ci provavo, come andava da Urbagna fino all'arrivo ho dato sempre tutto, e ringrazio la squadra, ringrazio Marco Silvagni che mi è stato di supporto, mi ha sempre incitato, ringrazio la mia ragazza Martina e grazie a tutti, bella organizzazione, e vince la casa e vale doppio. Con Federico Scotti, l'enfant du pays, perché è un urbinate d'adozione, con i suoi trascorsi universitari, vincitore l'anno scorso della Straducale 2017, quest'anno Federico è mancato qualcosa, dici tu Federico? Ma sì, dai, alla fine, in fin dei conti, Fraternali corre con la stessa nostra squadra, siamo tre squadre diverse, però facciamo parte sempre allo stesso gruppo, quindi in fin dei conti è stata una doppietta, però diciamo che sono sempre lì e sono contento per Mattia. Siamo con Barbara Lancioni da Filotrano, vincitrice della Straducale 2018 donne. Grande sforzo, grande fatica, grande soddisfazione, Barbara. Sì, diciamo che è sempre una bella soddisfazione quando il risultato, c'è il primo posto, ma anche il piazzamento. Sono riuscita a gestire bene il Nerone, che era la salita più impegnativa e più lunga. Sono contenta perché alla fine ho fatto anche un bel tempo. Io ce la metto sempre tutta e alla fine i risultati arrivano. Vai. Siamo con Mariana Vetri, il consigliere delegato allo sport, oggi in rappresentanza dell'amministrazione. Torniamo di nuovo a parlare della Straducale, che è comunque un evento che ogni anno porta in città tantissime persone. Mariana, tu cosa dici di questa manifestazione?
Ormai è una tradizione radicata nel territorio Urbinate e circostante, sentita da molti, in effetti la partecipazione è tanta, quest'anno ecco, l'apertura al cicloturismo è stata fondamentale e gli iscritti sono veramente tanti proprio a gradire del nostro territorio, a godere anche di questo sole e di questa giornata favorevole, no? Per un appuntamento ciclistico così impegnativo. Una bella vittoria, Matteo Fraternali, un ragazzo del nostro territorio che si è sempre impegnato in questa gara, un gran risultato, quindi ci fa piacere sotto tutti i punti di vista, un gran ringraziamento all'organizzazione, alla Cicloducale che tutti gli anni ci mette un grande impegno, coinvolge tanti volontari, fa sentire insomma la città che questa gara è veramente una gara di tutti.